Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro TG6 che apriamo ovviamente parlando dei dati in Abruzzo, dell'emergenza sanitaria, ovviamente dati che sono in linea con il trend nazionale e almeno sul territorio siamo già ad un livello di contagio zero, lo afferma il direttore di malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Giustino Parruti, le criticità restano nel contagio presso la rete dell'assistenza, mentre a breve cambierà la politica dei tamponi. Andrea Costantini. Gli ultimi 3 giorni hanno dato risultati confortanti circa il contagio di coronavirus in Abruzzo, aumenti sempre sotto le 30 unità, a fronte di un numero di tamponi piuttosto elevato per quelli che erano gli standard abruzzesi, oltre 4.700 totali sempre in questi 3 giorni. Sul territorio la situazione è sempre sotto controllo, resta il nodo del sistema dell'assistenza, come conferma il professor Giustino Parruti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, il quale commenta così l'evoluzione dell'ultimo periodo. Assolutamente in linea col trend nazionale, assolutamente favorevole. Diciamo che negli ultimi giorni la tendenza si mostra costante. Abbiamo solo ricoveri connessi a possibili o certe infezioni correlate all'assistenza. Però diciamo che si tratta poi di infezioni molte volte assolutamente precoci, che quindi riusciamo a gestire bene con la terapia profilattica, cioè ho visto molta più serenità rispetto ad altri contesti nazionali e quindi niente, globalmente negli ultimi giorni non abbiamo casi di provenienza territoriale che ci facciano pensare ad un mancato funzionamento dell'isolamento. Per Parruti, sempre sul territorio, l'Abruzzo potrebbe essere già all'interno della fase contagio zero, soprattutto in riferimento all'indice di contagio R, che continua ad essere attivo proprio nella rete assistenziale. L'R con zero del territorio, che è quello che ci interessa di più, perché è quello che abbiamo ottenuto con l'isolamento e il distanziamento sociale, è zero. L'R con zero per i casi associati all'assistenza che rappresentano l'attuale gobba dell'epidemia è ancora abbastanza sostenuto, stiamo lavorando tantissimo su questo. Io sono convinto che facciamolo questa volta un guess, da qui a un mese questo filotto è completamente spento. Ecco, diamoci un termine lungo, ma sarà così. La fase 2, prosegue Parruti, è indispensabile sia per le persone sia per il tessuto economico. I rischi degli allentamenti dovranno essere compensati dal mantenimento di comportamenti prudenti, uso di mascherine e dal cambio della politica dei tamponi. Su quanto avvenuto e quanto potrà accadere, Parruti chiarisce. Ma fuori da questi criteri di stretta necessità, noi dichiarammo dall'inizio che l'Abruzzo, come tantissime altre regioni, non poteva avere lo spazio per fare i tamponi a tutti gli operatori asintomatici, senza sintomi. C'è stato purtroppo in alcuni ambiti, adesso non rimanghiamo su questa cosa, un abuso nella richiesta di tamponi urgenti per operatori asintomatici e questo ha intasato il sistema, diciamo, in modo comunque piuttosto protratto. Poi per fortuna con l'arrivo delle nuove macchine, non quella grande famosa che è arrivata l'altro ieri, delle nuove macchine che il dottor Fazi è riuscito ad avere complementando il suo arsenale, ci siamo di fatto rimessi in pari. Adesso stanotte abbiamo fatto i tamponi e tutti quanti in 40 minuti, non ci sono più arretrati sostanziali. Ma soprattutto, ecco, qui si ribalta la cosa, appena abbiamo completato il montaggio di questa mega macchina che ringraziando Dio ci porterà oltre 2.000 tamponi eseguibili al D, allora sì, ecco, per bloccare quel filotto legato all'assistenza, noi qui dobbiamo fare i tamponi subito, rapidamente, a tutti i medici ospedalieri che come me non si sono mai fermati, tutti gli infermieri ospedalieri e territoriali che non si sono fermati e che hanno contatto soprattutto con questo grande filotto di casi legati all'assistenza in provincia di Pescara. Quando avremo fatto tutti questi tamponi, vedrete che bloccando tutti gli asintomatici che sono veicoli, da qui a un mese è finito tutto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera ha parlato alla Nazione. Dal 4 maggio inizierà la fase 2, ma dovremmo convivere con il virus ancora a lungo. Giuseppe Dintino. Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia.
E questo è un grande risultato, se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia ci sembrava sfuggire a ogni controllo. Inizia così l'ultimo discorso alla nazione finora del premier Giuseppe Conte. Dal 4 maggio inizierà ufficialmente la cosiddetta fase 2, quella della ripartenza graduale. Molte più persone si recheranno al lavoro. Tra una settimana infatti ripartiranno manifattura, edilizia e commercio all'ingrosso. Il 18 invece toccherà il commercio al dettaglio, ai musei e alle biblioteche, e potranno ricominciare anche gli allenamenti sportivi di squadra. Bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici invece dovranno attendere il 1° di giugno. Inoltre il premier ha annunciato che verrà tolta l'IVA dalle mascherine e che ne sarà fissato il prezzo di mercato. Cambierà poco invece per quanto riguarda i rapporti sociali. Continueremo a compilare le autocertificazioni, a indossare guanti e mascherine e a dover mantenere il distanziamento sociale. Ok alla riapertura di parchi e giardini, all'attività motoria, alle visite ai parenti, alle cerimonie funebri e al cibo da sporto, purché si eviti ogni sorta di assembramento. Chi ha 37,5 di febbre o oltre è obbligato a rimanere a casa, seppur molti siano sintomatici. Gli italiani hanno dimostrato forza e coraggio, ha dichiarato Conte, ma il virus non è stato ancora sconfitto. Per quanto riguarda un passaggio importante, nella convivenza con il virus conviveremo. Si teme infatti che dal mese prossimo la curva dei contagi possa tornare a salire, ma ormai il lockdown ha già duramente provato i cittadini, sia a livello economico sia a livello psicologico. La quarantena era stata imposta nel momento in cui i reparti di terapia intensiva straripavano e il sistema sanitario nazionale era prossimo al collasso. Ora però, con il rallentamento dell'epidemia e il parziale potenziamento degli ospedali, il governo ha stabilito il momento per riaprire, poiché la sanità dovrebbe essere in grado di offrire assistenza a tutti coloro che ne dovessero avere bisogno. E per parlare di questa fase 2, che poi in realtà insomma è fase 2 già lievemente anticipata a questa mattina, abbiamo, lo vedete, in collegamento in diretta Carmine Ranieri, segretario della CGIL Abruzzo e Molise. Buon pomeriggio, segretario. Buon pomeriggio a voi. Allora, parliamo subito del fatto che, insomma, dal 4 maggio inizia la fase 2, però già questa mattina tantissimi sono tornati sul posto di lavoro. La prima domanda che le faccio è una cadenza temporale che vedete come, in maniera positiva o no? Qualcuno si è lamentato dicendo che si tratta di fatto di una fase 1,5, 1,25, si riapre ma troppo poco. Ma noi abbiamo sempre detto che per decidere la fase in cui si sarebbe dovuto cominciare a riaprire le attività produttive bisognava ascoltare i tecnici e gli esperti, che hanno individuato appunto nei tempi che voi avete spiegato chiaramente nel servizio quali devono essere le fasi di riapertura, e queste devono essere le fasi perché così, come dire, è stato consigliato dai tecnici. La cosa importante è che nelle riaperture bisogna considerare che nulla sarà come prima, che quindi bisogna mettere in campo tutte quelle iniziative per la sicurezza che sono necessarie. L'altro ieri è stato sottoscritto un importante protocollo sulla sicurezza tra organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali e governo, dove sono anche state inserite delle sanzioni per quelle aziende che non rispettano i termini di sicurezza. Il decreto specifica anche ulteriori punti importanti: oltre che la sicurezza nelle aziende, bisogna tener conto anche della sicurezza nel contesto. È chiaro, per esempio, da questo punto di vista, che il tema del trasporto è un tema fondamentale. Io le faccio fare un viaggio, ovviamente, così come lo facciamo fare a tutti i nostri telespettatori, all'interno della Sevel di Atessa, che proprio questa mattina ha ripreso, è probabilmente lo stabilimento più grande in Italia che oggi riprendeva le attività. Vediamo come la Sevel di Atessa ha riorganizzato il lavoro dovendo convivere di fatto con il virus.
Siamo presso uno dei tre ingressi dello stabilimento Sevel, dove viene effettuato il rilievo temperatura con 9 termocamere fisse. Abbiamo dotato ogni ingresso anche di termocamere mobili di backup e qui ogni giorno entrano oltre 6.000 dipendenti. Ovviamente il rilievo temperatura viene visionato in diretta su monitor dedicati o su tablet. Ogni giorno tutti i dipendenti avranno 10 minuti di tempo per l'igienizzazione della postazione di lavoro. Abbiamo disposto in tutto lo stabilimento 600 kit per la pulizia composti da un erogatore di prodotto igienizzante e della carta assorbente. In tal modo tutte le postazioni saranno perfettamente igienizzate ad ogni inizio turno. Andremo a prendere un panno che gli addetti useranno per disinfettare la propria postazione ogni inizio turno. Quindi cosa farò? Mi recherò vicino alla mia postazione, che utilizzerò solo io in quella giornata, e inizierò a pulire cosa? Tutto ciò che io utilizzo nelle 8 ore, toccandolo fisicamente. Quindi gli abitatori, che sono in quella postazione, tutti quelli che ho in postazione, batteria che io vado a cambiare, e tutto ciò che io tocco fisicamente di quella postazione, andrò a pulirlo, a disinfettarlo, e tutti i punti di presa del dolly, quindi tutto ciò che io tocco, le parti del dolly che io vado a toccare. Anche l'organizzazione sulle linee è stata rimodulata e è stata modificata la cadenza linea e laddove necessario inserite delle barriere fisiche per garantire il distanziamento sociale. Anche l'organizzazione sulle linee è stata modificata e è stata variata la cadenza linea e inserite delle barriere fisiche laddove necessario. Siamo all'interno di una delle 18 aree relax presenti all'interno dello stabilimento. Sono state dotate tutte di segnaletica orizzontale per regolare il flusso di gente, di persone all'interno, e le pause sono state scaglionate sul turno per regolamentare l'afflusso di persone all'interno di queste aree. Inoltre ogni area relax è stata dotata di dispenser di gel igienizzante e in totale abbiamo più di 120 postazioni gel igienizzante all'interno dello stabilimento. All'interno dell'unità operativa montaggio, questo è uno degli oltre 190 punti di formazione che abbiamo previsto per la prima giornata di rientro al lavoro, nel quale il supervisor sta spiegando ai propri addetti quali sono state le attività che sono state svolte in loro assenza e sta effettuando anche la formazione sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale specifici per il Covid-19. La riapertura del nostro stabilimento di Sevel è un momento particolarmente importante per due motivi. Primo, perché riapriamo uno dei nostri stabilimenti di punta dove produciamo il Ducato, il furgone indiscusso leader europeo nella sua categoria, e poi perché è il risultato di un lavoro congiunto fatto con esperti, fatto con ovviamente tutti i nostri team, con rappresentanti dei lavoratori e le associazioni sindacali. E siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a fare insieme, perché per noi la cosa più importante è la sicurezza ovviamente dei lavoratori. Abbiamo cercato di mettere in essere tutte le pratiche migliori che sono state raccomandate e di creare gli ambienti di lavoro più sicuri possibili. Ovviamente non è una ripartenza come girare un interruttore, sarà una ripartenza graduale in tutte le nostre, i nostri stabilimenti e le nostre sedi. Ovviamente per favorire la distanza sociale continueremo ad avere una certa percentuale di persone che lavoreranno da casa e poi progressivamente cominceremo la riapertura di tutte le nostre sedi, anche perché ovviamente si partirà a produrre nelle varie stabilimenti solo quando esisterà una domanda e soprattutto quando i nostri concessionari riapriranno, e siamo ovviamente in attesa che riaprano e possano cominciare a fare il loro lavoro, soprattutto nel servire i clienti.
Ecco, segretario Ranieri, fatto questo viaggio, che cosa ne pensa di quella che è stata di fatto l'organizzazione di questa fase 2 all'interno di un colosso, come giustamente ha definito Pietro Gorler, come quello della Sevel di Atessa? Sì, certamente è stato fatto un lavoro importante. FCA e Insevel hanno lavorato nel distanziamento delle linee, l'installazione e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e anche una ripartenza con una diminuzione ovviamente dei furgoni prodotti. Quindi si sta facendo un buon lavoro, un lavoro che comunque deve essere sempre monitorato, e quindi questo rapporto con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con le organizzazioni sindacali deve essere, non deve cessare adesso, ma deve continuare ed essere sempre presente nel tempo, anche per far emergere eventuali situazioni di criticità. Un punto essenziale anche qui è la sicurezza non solo all'interno di Sevel, ma anche all'esterno, nel senso che i lavoratori arrivano in Sevel spesso attraverso il trasporto pubblico. Su questo la Regione Abruzzo ha posto in essere un'importante ordinanza del Presidente Marsilio, con il quale di fatto si stabilisce il protocollo di sicurezza nei servizi del trasporto pubblico e vengono triplicati i mezzi che sono a disposizione dei lavoratori per raggiungere Sevel. Devo dire che ad oggi la stessa cosa non è ancora stata fatta dalla Regione Molise, e molti lavoratori di Sevel provengono dal Molise, e anche lì stiamo sollecitando per un intervento sul settore dei trasporti. Poi c'è una necessario coinvolgimento che ci deve essere, come in parte c'è stato anche per la riapertura di Sevel, che coinvolge le prefetture e la Regione Abruzzo. E poi c'è tutto un tema che riguarda l'appalto. La sicurezza deve essere garantita nell'azienda madre, questo vale per Sevel ma vale per tante altre aziende. La sicurezza deve essere garantita anche per tutti quei lavoratori dell'indotto, magari venendo da lavorando in società più piccola, ecco, lì si rischia che il livello di sicurezza venga ridotto, e questo non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Quindi, proprio su questo, segretario, sarebbe stata la mia prossima domanda, il prossimo tema, perché chiaramente FCA Sevel, parliamo di fatto di uno stabilimento enorme, il più grande che oggi per esempio riapriva in Italia, 6.000 persone al lavoro. Poi però diciamo che queste sono aziende che fanno parte di un numero ridotto in Italia. Poi c'è tutta la questione che riguarda le aziende più piccole, che non riaprono oggi, non riapriranno il 4, ma riapriranno prima o poi, e che però potrebbero non avere tutte queste cose che vediamo noi adesso nelle immagini, termoscanner, linee di produzione con questa sicurezza che è garantita in Sevel. In quel caso, in questi casi, da qui alla riapertura come si procederà? Ma innanzitutto bisogna predisporre per ogni azienda, alle più grandi e alle più piccole, il piano per la sicurezza, e ci dovrà essere un confronto anche qui con i rappresentanti lavoratori della sicurezza, che per le aziende più piccole sono rappresentanti territoriali. Dopodiché abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo, in un documento congiunto tra sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, di mettere a disposizione risorse per queste aziende piccole, perché possano avere la possibilità di avere dei contributi a fondo perduto per l'acquisto di questi strumenti di protezione individuale. Quindi è necessario che tutti facciano la loro parte. Anche nelle aziende più piccole bisognerà garantire la sicurezza. Per certi aspetti, come dire, i numeri possono semplificare la vita a quelle aziende più piccole. In Sevel il problema è che c'è un grande numero di lavoratori che si reca magari contemporaneamente al lavoro. Nelle aziende più piccole magari non abbiamo questi problemi, ma abbiamo problemi di altri tipi. Da questo punto di vista, il rispetto del protocollo per la sicurezza e delle indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato approvato ieri, è importante.
ma non bisogna sottovalutare il lavoro delle prefetture, della regione Abruzzo e di tutti gli organi preposti alla vigilanza, ispettori del lavoro, servizi di vigilanza delle ASL e quant'altro. Torno alla domanda iniziale, perché poco prima del lockdown c'era stata ovviamente parecchia critica da parte di chi doveva continuare ad andare al lavoro, che non si sentiva sicuro nel continuare ad andare al lavoro, e probabilmente stiamo parlando più o meno delle stesse persone che riprenderanno prima degli altri le linee, per esempio delle industrie. Crede che la tempistica, che spesso è stata anche criticata, per esempio in Lombardia c'è stata tutta la polemica con Confindustria, qualcuno ha fatto anche menzione a qualche pressione all'interno del governo, ecco, ritiene che la tempistica scaglionata 4-18 primo giugno della riapertura graduale sia una tempistica soddisfacente per dare modo a tutti di mettersi in totale sicurezza? Ma sì, innanzitutto dobbiamo dire che noi sindacati abbiamo chiesto al governo nella fase appunto prima del lockdown di chiudere le aziende, perché ci trovavamo in una situazione in cui il contagio avveniva in maniera rapida, esponenziale, la situazione non era sotto controllo e le aziende non erano preparate a gestire la fase con sicurezza. È stato giusto chiudere, su questo so che in alcuni casi alcune associazioni, quali per esempio Confindustria, non ha condiviso questa posizione. Noi riteniamo che sia stato giusto chiudere le imprese che non svolgevano servizi essenziali. Questo è servito innanzitutto per diminuire il contagio, perché io credo che se allora le aziende fossero rimaste aperte oggi avremmo un numero di morti molto maggiore di quello che purtroppo abbiamo registrato, quindi è stato necessario. Oggi gli esperti ci dicono che la fase del contagio sta calando, mi riferisco anche al vostro servizio di apertura, ma anche a livello nazionale i numeri ci dicono questo, ma soprattutto questa fase di chiusura ci deve essere utile per predisporre gli strumenti perché si possa tornare al lavoro con maggiore sicurezza. L'avete visto? Nei primi tempi non erano assolutamente reperibili dispositivi di protezione individuale a partire proprio dalle mascherine. Anche oggi abbiamo carenze, e su questo però la protezione civile dice che gli approvvigionamenti stanno arrivando ed in effetti questa fase è diversa dalla prima fase. Abbiamo visto che Seven non sta lavorando come lavorava prima della chiusura, e questo processo di cambiamento e di maggiore sicurezza dovrà essere messo in campo su tutte le aziende. Quindi io credo che sia importante questa fase di apertura graduale, anche perché dovrà essere una fase che dovrà essere continuamente monitorata. Se non c'è la sicurezza, le aziende devono essere nuovamente chiuse, se in un'azienda non si rispettano le sicurezze, e il protocollo sulla sicurezza dice questo. Se vi sono, se vi dovessero essere, speriamo di no, dei focolai, dei problemi, bisogna immediatamente intervenire, perché non ci possiamo permettere il riaccenderci di focolai. Ecco, l'ultimissima, segretario, proprio su questa ultima parte di risposta che ci ha dato, è previsto anche un piano B, nel senso, dovesse, ripetiamo, speriamo di no, svilupparsi un focolaio all'interno delle aziende che sono state riaperte, quale sarebbe l'eventuale exit strategy, piano B? Ma innanzitutto il protocollo sottoscritto qualche giorno fa da imprese, sindacati e governo prevede che se le aziende non adottano le misure di sicurezza necessarie devono sospendere la loro attività. Quindi quelle aziende devono chiudere, ed è giusto che chiudano temporaneamente, ovviamente, finché non si rimettono in condizioni di operare. Dopodiché sono previste delle fasi, è prevista una fase di monitoraggio di tutte le situazioni critiche che devono servire alla regione, al governo, di poter prendere decisioni anche severe per evitare questa fase di contagio. Quindi oggi ci deve essere un'organizzazione meno casuale e diversa da quella magari che è avvenuta in passato, rispetto, come dire, a una situazione che si è evoluta anche molto velocemente. Oggi dobbiamo essere in grado di evitare che ci sia un nuovo
una nuova fase di contagi, ma laddove ci dovesse essere, attuare subito le misure per evitare ciò, dalla chiusura di quelle aziende ad altre misure che riguardano ovviamente azioni restrittive in capo alle aziende e ai lavoratori. Io la ringrazio, grazie a Carmine Ranieri, segretario della CGIL Abruzzo e Molise. Ovviamente buon lavoro in questi giorni, chiaramente tra fase 1, fase 2 e quant'altro ce ne sarà in abbondanza. Grazie, grazie, grazie a Carmine Ranieri. Grazie ai spettatori, a presto. Grazie. E noi rientriamo con una notizia. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha organizzato questa mattina una videoconferenza con i parlamentari eletti in Abruzzo per programmare le iniziative politiche in vista dell'approvazione del cosiddetto decreto aprile. Nel dettaglio si chiede la sospensione per il prossimo triennio dei piani regionali di rientro dai disavanzi, iniziativa che non comporta alcun allungamento temporale dei piani di rientro e nessun aggravio per i conti pubblici. Importante emendamento e un contributo straordinario per l'annualità 2020 in favore dei comuni dichiarati zona rossa dai presidenti delle regioni. Per quanto concerne il comune dell'Aquila, un emendamento richiede un contributo straordinario per l'annualità in relazione alle minori entrate e alle maggiori spese connesse al sisma 2009. Connesso al sisma 2009 si chiede anche il superamento del precariato per il personale in servizio sia al comune dell'Aquila sia all'ufficio speciale della ricostruzione. Gli ultimi tre emendamenti che il presidente Marsiglio ha illustrato ai parlamentari in videoconferenza invece sono inerenti il sisma 2016-2017 in relazione alla ricostruzione pubblica, gli interventi relativi alle opere pubbliche, ai beni culturali e il personale dei comuni e della protezione civile. E dopo appena 2 anni ci spostiamo a Teramo, dal rinnovo della pavimentazione chiude ancora Corso San Giorgio. Il pavimento potrà essere in parte sostituito, ripulito e impermeabilizzato. È previsto anche un arredo urbano che forse non consentirà più al mercato del sabato di potersi posizionare sulla via. Tania Bonnici Castelli. Sarà chiuso ancora una volta ai pedoni e alle auto Corso San Giorgio a Teramo. La pavimentazione nuova di zecca e assai costosa si è deteriorata in meno di 2 anni. Un flop urbanistico di notevole portata al quale si cercherà di rimediare nei prossimi 15 giorni. Le mattonelle rotte saranno sostituite, il pavimento smacchiato e impermeabilizzato. Per quanto riguarda poi l'arredo urbano previsto dal progetto iniziale, questo sarà deciso in accordo con i commercianti della via dello shopping Teramo. I lavori dureranno all'incirca una quindicina di giorni, saranno svolti per brevi tratti perché ci sarà una pulizia proprio fatta in modo manuale della pavimentazione per togliere, diciamo, tutte le impurità che ci sono e poi successivamente il trattamento che verrà dato per 2 volte in 48 ore. E siccome parliamo di circa 5.000 metri quadrati di superficie, ecco, diciamo, la tempistica è abbastanza lunga, anche se poi la ditta lavorerà diciamo quasi ininterrottamente. Sotto un profilo della tipologia del lavoro, tecnicamente tratterà tutta la parte realizzata, escluso le zone che ancora devono essere ultimate e che sono praticamente i tratti di strada che devono le interconnessioni con Corso San Giorgio e le altre parti. Questo l'abbiamo fatto appunto nell'ottica di agevolare e di evitare che questi lavori si potessero svolgere in un periodo in cui commercianti potranno tornare alla vita normale. Gli arredi sono stati scelti dall'ufficio tecnico che adesso dovranno essere acquistati attraverso il MEPA, però prima della messa in dimora faremo ovviamente un incontro con i commercianti, con il consorzio dei commercianti, appunto per decidere insieme, per condividere insieme la corretta ubicazione e l'installazione su Corso San Giorgio, quindi un'operazione di condivisione e di democrazia partecipativa. Intanto l'assessore comunale Antonio Filipponi annuncia che una volta risistemato il Corso San Giorgio bisognerà valutare seriamente se consentire ancora al mercato del sabato di posizionarsi lungo la via ripulita e arredata.
E adesso è ufficiale, si tornerà in classe solo a partire da settembre. Ad annunciarlo ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, mentre rientreranno a scuola per la prova orale i ragazzi che quest'anno effettueranno l'esame di maturità, per cui il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l'ok per l'esame in stato di presenza. A riguardo abbiamo ascoltato il parere del dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Superiore Marconi di Penne, Angela Pizzi, che ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a tutti i suoi alunni che hanno vissuto la doppia difficoltà scuola-zona rossa. Stefano Recanati. Ragionevolmente avremo le scuole chiuse fino a fine anno scolastico. È molto complicato far convivere il diritto all'istruzione con la tutela della salute, col diritto alla salute, anche perché il rischio è elevatissimo di scatenare un nuovo innalzamento della curva di contagio nel caso in cui dovessimo riaprire le scuole, quantomeno in questa fase. Ci dicono tutti gli studi, tutte le raccomandazioni degli scienziati e degli esperti che avremo una nuova esplosione probabilmente nel giro di una o due settimane. Così, ieri sera, il Premier Giuseppe Conte, durante la sua conferenza stampa, ha comunicato ufficialmente che la riapertura delle scuole ci sarà solo nel mese di settembre, quando nel mondo scuola arriveranno nuove assunzioni a partire dai precari. A queste parole hanno fatto eco quelle della titolare del Dicastero della scuola, Lucia Azzolina, che si dice addolorata per questa decisione, ma che comunque ritiene giusta. Al contempo, però, il ministro si dice fiduciosa per l'esame di Stato in presenza, per cui nei giorni scorsi c'è stato l'ok anche del Comitato Tecnico Scientifico, sempre garantendo però le distanze di sicurezza. Sicuramente come misura di sicurezza la capiamo, la rispettiamo, però insomma c'è un po' di rammarico perché significa dover organizzare e pensare ancora di finire l'anno scolastico con questa modalità a distanza. I ragazzi stanno studiando, stanno dando il meglio e anche i docenti non si sono trovati assolutamente impreparati in questa nuova modalità di didattica a distanza. Chiaramente poi bisognerà per noi dirigenti predisporre tutte le misure di distanziamento opportune. Io in realtà già ci stavo lavorando con tutto il mio staff, pensando di mettere a disposizione tutti gli ambienti del MUST, inizialmente pensando di poter fare anche la prova scritta. Adesso chiaramente si parlerà di un'unica prova e per questo credo che le misure di distanziamento siano più semplici. Abbiamo già adottato le misure per la sanificazione dei locali, quindi ci stiamo portando avanti con tutto quello che può essere può essere fatto adesso al momento. Abbiamo un palazzo importantissimo che adesso necessita di poter essere riaperto. Si parlava anche della riapertura a settembre con le misure di distanziamento. Pensare alle misure di distanziamento nelle due sedi che attualmente ospitano i miei studenti significa veramente dover andare a finire doppi turni. È un'esperienza che il Marconi ha già vissuto ed è un'esperienza drammatica, considerando il nostro bacino d'utenza, che a volte questa didattica a distanza è proprio impossibile da effettuare in alcune famiglie, perché oltre ai problemi di connessione, che sono veramente tanti, oltre ai problemi di strumentazioni, ci sono anche i problemi proprio emotivi legati a questo maledetto virus che è entrato nelle famiglie e che magari ha occupato tutta la sfera emotiva di queste famiglie. Ci sono famiglie in cui sono venute a mancare delle persone per il virus, quindi è l'ultimo dei pensieri purtroppo quella della didattica a distanza. Quindi il nostro messaggio è soprattutto in questo momento di solidarietà e di comprensione. Poi ci sarà tutto il modo per poter recuperare. L'importante è che la scuola continui ad essere un punto di riferimento forte per queste famiglie, per questi ragazzi. Parliamo di sport adesso perché secondo il Comitato Tecnico Scientifico il protocollo elaborato dalla Federcalcio non basta per garantire la ripresa degli allenamenti. Lo ha affermato ieri sera il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Si fa così sempre più difficile l'ipotesi di una ripartenza dei campionati. Aumentano i dubbi nel mondo del calcio professionistico circa la ripartenza dei campionati dopo le parole pronunciate ieri dal ministro per lo sport Vincenzo Spadafora nel corso della trasmissione Che tempo che fa su Rai 2. Molto ruota intorno al protocollo per la sicurezza presentato dalla Federcalcio, che però, ha rivelato il ministro, non è ancora sufficiente. Non è stato validato sabato sera dal Comitato Tecnico Scientifico. Servono approfondimenti necessari che andranno fatti in questi giorni e solo dopo potremo decidere. Per la ripresa degli allenamenti
eventi degli sport di squadra, come il calcio, servono protocolli di sicurezza rigidi. La conseguenza di queste affermazioni è quel vedremo pronunciato da Spadafora di fronte all'ipotesi di far riprendere gli allenamenti di squadra il 18 maggio. Da un lato le pressioni per nulla celate da Spadafora da parte del mondo del calcio, che per motivi economici vuole ripartire. Dall'altro l'aspetto tuttora prioritario della sicurezza e della salute. Non c'è da parte nostra incapacità di decidere, ha puntualizzato il ministro, e tantomeno l'idea di penalizzare il calcio, azienda che versa oltre 1,5 miliardi di euro all'erario. Puntiamo ad una ripresa graduale. Dal 4 maggio, rispettando il distanziamento sociale, riprenderanno gli sport individuali e in quell'ambito atleti professionisti e non professionisti che preparano la partecipazione ai giochi olimpici e paralimpici e a quelli di interesse nazionale. Intanto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, aveva fatto sapere nei giorni scorsi che già il protocollo della Federcalcio, come era stato presentato, tra i dilettanti ha una possibilità di applicazione scarsissima. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha invece convocato per domani alle 18 una riunione in videoconferenza con il dottor Francesco Braconaro, componente in rappresentanza di Lega Pro, nella commissione medico-scientifica della Federcalcio, al fine di discutere della situazione attuale in ottica di ripresa nella fase 2 e del protocollo medico-sanitario della Federcalcio. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.